Siamo a Orvieto e a Orvieto tutto profuma di uva e di vino, perché la coltivazione della vite ne ha da sempre caratterizzato il paesaggio e l'economia. Vigneti rigogliosi e curati si dispongono intorno alla rupe in un disegno armonico, dove le linee dei filari si intersecano con quelle ondulate delle colline. Per la città il vino è da sempre una risorsa e una peculiarità distintiva. E a testimoniarlo sono l'archeologia, l'arte, la storia, l'artigianato e la letteratura. Tanto che la produzione dell'Orvieto di qualità è stata apprezzata e celebrata nel tempo da poeti, papi, artisti e viaggiatori. Si deve probabilmente ricondurre a Simone Prudenzani, poeta medievale del territorio orvietano, noto per i celebri sonetti alle vigne, la suggestiva espressione terre vineate, per indicare i terreni della zona un tempo coltivati a vigneto e all'epoca del Prudenzani abbandonati. Qualche secolo più tardi, nel sonetto Regole contro l'ubriacature del 1835, Gioacchino Belli, poeta celebre per i suoi versi in dialetto romanesco, nomina espressamente il vino bianco di Orvieto e lo considera quello delle occasioni importanti, sia per l'eccellente qualità, sia per il costo elevato. Persino Sigmund Freud, in visita alla città nel settembre del 1897, in una cartolina indirizzata alla moglie fa riferimento al vino di Orvieto, definendolo celebre e simile al porto. Ancora prima delle parole, il ruolo fondamentale del vino nei riti e nella vita quotidiana è attestato dagli importanti dipinti delle tombe etrusche del territorio, risalenti alla seconda metà del IV secolo a.C., e dalla ricca varietà di ceramiche etrusche e greche destinate alla conservazione, alla mescita e alla degustazione della celebre bevanda. Gli affreschi della tomba Golini I, conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto, riproducono le fasi preparatorie del banchetto etrusco, dove la macellazione delle carni da parte dei servi e l'accurata sistemazione delle bevande e dei cibi sulle mense affiancano il banchetto presenziato da Ade e Persefone. Tra la frutta si individua anche un grappolo d'uva. Dalle necropoli orvietane provengono pregevoli manifatture di bicchieri etruschi e di ceramica importata dalla Grecia allo scopo di contenere il vino, reperti che testimoniano l'importanza che gli etruschi conferivano a questa bevanda. Presso il Museo Archeologico Claudio Faina sono conservate olle e anfore di raffinata tipologia, destinate a contenere vino in occasione di cerimonie aristocratiche o rituali. Stamnoi e crateres dipinti erano invece utili poco prima della degustazione per ossigenare, tagliare e mescolare il vino, che con le oinocoai veniva poi versato in chiliches e cantaroi, calici dipinti o decorati a cilindretto o a stampo. Nell'antichità il vino era anche occasione ludica. Costituiva infatti l'elemento fondamentale per il gioco del cottabos, di origine siciliana ma diffuso anche in Magna Grecia e in alcune zone dell'Etruria durante i banchetti. Il gioco consisteva nel gettare con destrezza il residuo del vino rimasto nella coppa contro un catino collocato a una certa distanza, il cottabo appunto, in modo che producesse un suono nel cadere. Poco si conosce circa le proprietà organolettiche del vino antico. Pare tuttavia che si preferisse la qualità dolce. Si procedeva dunque alla raccolta dei grappoli quando gli acini erano raggrinziti o si dolcificava il vino grazie all'aggiunta di miele. Maggiori informazioni si hanno invece sulla viticoltura, ampiamente attestata in Etruria nel VII secolo a.C., quando diminuiscono le importazioni di vino fenicio e greco e aumentano le esportazioni di vino etrusco verso il Lazio, la Campania, la Sicilia orientale, la Sardegna, la Corsica, le coste meridionali della Francia e quelle sudorientali della Spagna. L'ampia estensione dei traffici commerciali intrapresi è indice dell'intensa produzione vinicola etrusca, che continua copiosa anche in epoca romana, come testimoniano le molte anfore vinarie recentemente rinvenute anche nei dintorni di Orvieto, presso il porto fluviale di Pagliano. La produzione e il commercio del vino continuano a caratterizzare l'economia e la storia di Orvieto anche nel Medioevo, tanto che gli artigiani attivi nel settore vinicolo si riuniscono nelle corporazioni dei vinari e degli acquavitari per salvaguardare la produzione e la vendita della loro mercanzia. Tralci di vite e grappoli turgidi d'uva sono scolpiti nei bassorilievi della facciata del Duomo di Orvieto,
con chiari riferimenti alla tradizione religiosa, che vede nella vite una delle tante piante rigogliose che crescono nell'Eden, e nel vino identifica il sangue di Cristo. Ed è ancora il vino ad avere un ruolo significativo nella costruzione della cattedrale, giacché Luca Signorelli è ricompensato, come da contratto, anche con grandi quantità di vino per l'encomiabile lavoro eseguito nella cappella di San Brizio. Anche la ceramica medievale unisce in un antico legame la città di Orvieto al vino. Nei butti dove veniva depositata la ceramica dismessa o nelle fornaci un tempo attive e ancora visitabili lungo l'attuale via della Cava, sono state recuperate tazze in maiolica, boccali ad orlo trilobato, brocche dal caratteristico beccuccio espanso appellicano, vasellame su cui venivano dipinti motivi geometrici, vegetali, zoomorfi e fantastici nei caratteristici colori bruno e verde su smalto bianco, e contenitori talvolta decorati anche con protomi o pigne a rilievo, secondo la peculiarità della fabbrica orvietana. Alla produzione di ceramica in serie si affiancano esemplari più ricercati, come l'originale coppa Bevi se puoi. L'eccezionalità dell'oggetto consiste nell'ingegnoso sistema di fori comunicanti, concepiti in modo tale che era possibile bere soltanto da uno dei beccucci, qualora si fosse chiuso il foro sull'ansa del recipiente. Il profumo e il sapore del vino orvietano si possono facilmente assaporare ancora oggi nelle tante cantine scavate nel tufo, cavità che insieme ai pozzi e alle cisterne caratterizzano il labirintico sottosuolo di Orvieto, città che continua ancora a scorgere nel vino una ricchezza da valorizzare e da degustare con calma, un piacere che si è conservato intatto nel tempo.